Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video e oggi sono a fare un video un po' particolare perché se riesco e se la luce qua non è malissimo rubo 10 minuti, anzi 5, prima che le ragazze andino a fare coreografia per fare un mini tutorial. Mi è stato chiesto di andare a vedere come si spinge con l'antipapa, quindi facciamo un po' di passaggi da pateta avanti a pateta indietro e possono essere carini un misto tra free skate che potete utilizzare anche in slalom. Dico un misto tra free skate perché in realtà andiamo a riprenderli, a vederli più nell'utilizzo di tutti i giorni, quindi più per fare un po' di pati carini. L'antipapa in realtà è un passaggio molto difficile, anche le mie atlete a volte la fanno un po' malino, in che senso? Cioè non vanno a spingere. L'antipapa l'ho utilizzata molto per prendere altri esercizi o per fare dei passaggi veramente molto fluidi. Quindi ora facciamo un taglio, andiamo a fare l'esercizio e velocemente lo andiamo a analizzare. Benissimo ragazzi, ora sono i pattini ai piedi, ce l'avevo anche prima in realtà pattini, e andiamo a vedere la spinta con l'antipapera. Quindi sto pattinando indietro, perché l'antipapera si prende da dietro. Mentre sto andando indietro, cosa devo fare? Devo tenere le punte vicine e in questa maniera ristringo. Ok, avete visto come ho fatto? Ho fatto questo, punte vicine, puff, e ho stretto. Questo puff è fondamentale per l'esercizio fatto correttamente. Lo rifacciamo, quindi vado, okay, e devo tenere le punte vicine. Un errore spesso in questo senso che fanno anche loro a volte è questa da qua, punte largo e vado a fare questo. Ho frenato, avete visto? Cioè lo rifaccio. Se non tengo le gambe vicine, ok, vado a fare questo. In realtà io ho fatto una frenata con il semicerchio, quindi per spingere devo da fermo, ok, se questo è un limone, vedete? Quindi mi sto spostando in linea indietro, no? Parto punte vicine, arrivo, tra i vicini all'indietro. Io adesso devo con il corpo fare questo, traslare e seguire con le punte. Avete visto? Ve lo faccio rivedere. Che punte vicine, ne mando una dietro, però questa gamba poi non rimane, ma mi spingo con la spalla anche, spingo e poi tac, la cerco di avvicinare. Ok, tutto lavoro di anche di muscoli, quindi ve lo faccio vedere. Lancio indietro questa, quando lancio indietro questa lancio anche la spalla. E questa segue come se inseguisse, oh, e le stringo. Questo perché? Perché quando vado a farlo in movimento mi metto in posizione, giro, punte, tac, incrocio magari, ok? Poi questi passaggi posso farli un po' più belli, faccio vedere un trick di passaggi carini. Ne sono indietro, devo da effettuare questo incrocio esterno, punto e giro. Ok, questa è una sequenza che può essere carina. La rivediamo staccata. Quindi vado a effettuare antipapera, incrocio, tallone, antipapera con la punta. E ci posso inserire magari un compasso sull'ultimo. Ok, una sequenza di passi può essere carina. Nel free skate potete fare la varia, quindi posso fare anche davanti, guardate, seguite. Passeggiata, giro, antipapera, incrocio, giro e reinserisco un compasso. Sono sequenze di passi, ora questa era diversa da quello che ho fatto prima, però sempre. Se vi interessa poi vedere questi passi, li smonto e ci sono dei tutorial. Li facciamo magari una sequenza prestabilita, che è sempre uguale, l'ho un po' inventata sul momento, ok? Questo può essere carino anche mentre pattinate, perché io sto pattinando, vedo un ostacolo, lo schivo, sono indietro e invece di fare questo e tornare avanti, e classico salloni, quindi ero dietro e ho fatto questo salloni, tac, che può essere carino però è banale. Potrei farlo anche così, hop hop hop, con l'antipapera e giro. Molto bene ragazzi, io spero che questo mini tutorial vi sia stato utile. Se avete risposto, perché questo è stato un commento, se facevo vedere o meno l'antipapera sia un po' più chiaro. È un momento abbastanza difficile perché devo farlo speculare, poi segue, che è già questo con le gambe così larghe, era un po' bruttino, però il cerchio è questo per capirlo. Poi più velocemente giro, ta, e tengo le punte vicine. Ah, l'antipapera si fa anche dall'altro lato, quindi io posso farla anche da quest'altro lato qua. È uno dei pochi esercizi che non esiste solo mancino. Bene ragazzi, io spero che questo mini tutorial vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao. Oh, cado.